Sternello Viti, pareggio arrivato nella ripresa su un campo difficile, avevi detto era una partita da temere, arrivato sul calcio di rigore. Cosa ti ha soddisfatto e cosa no di questo incontro? Non mi è piaciuto come abbiamo impattato la partita, sicuramente siamo partiti male. Poi quando parti sotto con un gol subito diventa tutto più difficile, loro erano carichi, noi non riusciamo a trovare le misure giuste. Mi sembra che il secondo tempo l'abbiamo dominato e forse il pareggio secondo me era un po' stretto. È stata una buona reazione nella ripresa, avete provato a vincere, avete ancora avuto una palla con Forò nel finale, però appunto ecco, è arrivato questo pareggio. I gol abbiamo avuti diversi, poi al primo tempo c'era qualcosa che non andava, dopo abbiamo cambiato un po' atteggiamento, abbiamo cambiato modo di giocare e la cosa ci ha portato sicuramente più, il gioco è stato migliore, il risultato sicuramente secondo me alla fine potevamo anche vincere questa partita. Bene, dopo quasi due mesi in attività è arrivata la sconfitta domenica con Senigallia, adesso il pareggio, ma soprattutto state recuperando, sì, qualcuno, ad esempio Mauro Iori che oggi esatto. È stato decisivo, no? Per no, vabbè, gol annullato, rigore conquistato, trasformato. Mauro è importante per noi, ma sono tutti importanti. Noi oggi ci mancava ancora Stoppini, ci manca Tomassetti, mancavano delle persone, ma comunque chi ha giocato oggi ha fatto veramente bene. Dico, insomma, siamo stati fermi due mesi, poi adesso con tre giorni abbiamo fatto due partite. È un po' dura, però purtroppo questo è. Senti, per chiudere domenica, altro impegno, terza gara in sette giorni, la fatica può farsi sentire. Sì, sì. Adesso pensiamo a recuperare e poi vediamo. Gallo sicuramente è una squadra che non capisco perché come abbia soltanto così pochi punti. È una buona squadra, organizzata, giocatori forti. E sarà una partita tosta domenica, sì. Grazie Annello, Viti.